nuova notte magica per sogni in movimento nella splendida location dell'Anfiteatro Romano. Questa sera, al tramonto del sole, saliranno sul palco i ballerini dell'associazione sportiva Free Dance di Cristina Negro. Cristina, questa sera offrirete uno spettacolo presso l'Anfiteatro Romano, una delle location più belle del cuore di Lecce. Quali coreografie metterete sul palco? Noi rappresenteremo le stagioni quest'anno. E sono coreografie miste di danza moderna, danza classica, insomma tutto contemporaneo, tutto quello che tratta la nostra scuola. E, stagioni inteso come anche percorso di vita, magari insomma con gli intervalli che ci sono in primavera, estate, autunno, inverno, rappresentiamo sia la nascita, l'allegria, la vecchiaia e poi nuovamente la rinascita. Cristina, immagino insomma tanta emozione, ma nella tua associazione quali fasce d'età ci sono? Allora, i corsi piccoli iniziano dai 4 anni, quindi il primo turno va dai 4 ai 6, poi a venire dai 6 ai 10, 10 ai 15, 16 oltre. Poi abbiamo anche le fasce d'età dei più grandi, che sono poi le persone che frequentano liscio, danza standard, quindi comprende tutte le fasce d'età. Quindi dei corsi di danza proprio a tutto campo? Come laboratori trattiamo classico e contemporaneo, e danza moderna, hip hop, rock and roll, latinoamericano, insomma si fa abbastanza. Dietro le quinte c'è un grande fermento, le ballerine dell'associazione Free Dance si stanno preparando per il grande spettacolo che ammaglierà sicuramente il pubblico con le stagioni, dedicate quindi alle 4 stagioni: autunno, inverno, primavera, estate. Ad inizio serata sul palco anche un ospite d'eccezione, l'assessore alla cultura del comune di Lecce, Massimo Alfarano, che ha ricevuto dalle mani di una emozionatissima Cristina Negro una targa di ringraziamento per l'impegno speso a favore dell'iniziativa. Abbiamo iniziato questo percorso l'anno fa ed è stato un successo incredibile e quest'anno sta continuando, lo si vede dal numero di persone che ogni sera riempiono queste splendide serate, quindi una doppia soddisfazione: uno, perché diamo la possibilità a tanti turisti e a tanti concittadini di trascorrere una serata diversa in uno dei posti più belli della città, appunto qual è l'Anfiteatro Romano, e l'altro, veniamo incontro a quelle che sono le esigenze delle associazioni e delle scuole di danza, che ci chiedono appunto un intervento anche da un punto di vista economico, e noi rispondiamo in maniera forte, perché voglio ricordare che ad ogni scuola di danza risparmia un bel po' di soldi e chiaramente dà la possibilità di spendere questi soldi nell'organizzazione dell'evento stesso. Quindi veramente grande soddisfazione, speriamo di continuare su questa strada.